Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini, i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. Mario Bendiscioli, 1903-1998. La più efficace partecipazione alla politica come impegno sociale consiste nel compiere il piccolo dovere quotidiano, quello che, volta a volta, emerge dalle circostanze. Piccolo dovere quotidiano che è inerente alla professione o al mestiere, vissuti come servizio sociale. Quell'attività che per coscienza religiosa si trasforma in vocazione di carità per il prossimo. Vittorino Chizzolini, 1907-1984. Bisogna sempre mettersi dalla parte dei più deboli, ossia della gente comune. È da lì che va valutata una società. Ciò che riguarda l'educazione e la scuola deve essere collocato al primo posto nella graduatoria, sia dei valori, sia dei bisogni della società. Matteo Perrini, 1925-2007. Le tre cose che forse contano di più: la dedizione generosa ad un compito disinteressato, la gentilezza come stile di vita e forma delicata di rispetto per ogni persona. Più difficile, ma non meno preziosa, la grazia nella sofferenza. Giuseppe Camadini, 1931-2012. La laicità è intrinseca alla visione cristiana della persona e dei rapporti umani e sociali. Le istituzioni hanno di per sé un carattere strumentale rispetto al fine, la promozione dell'uomo. E questa è ancora oggi la preferenziale vocazione sociale per il cattolico. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno, a modo di fermento, alla santificazione del mondo, esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello Spirito evangelico e in questo modo a manifestare Cristo agli altri, principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore. Lodovico Montini, 1896-1990. Credo che se si volesse trovare l'idea centrale che ispirò l'azione sociale e politica di questo moderno testimone del Vangelo, occorrerebbe rifarsi alla difesa della dignità della persona, quale soggetto originario di diritto. Il lungo periodo di forzato silenzio sotto la dittatura fascista aveva stimolato la sua riflessione sui capisaldi del personalismo cristiano, che resteranno poi sempre alla base di ogni suo successivo impegno nell'agone politico. Stefano Bazzoli, 1901-1981. L'uomo del dialogo nella nostra città, del dialogo tra la generazione prefascista e quella della Resistenza.
del dialogo tra le parti politiche nel momento in cui profonde si scavano le divisioni, del dialogo tra il mondo della politica e quello della cultura. Mino Martinazzoli, 1931-2011. È il rapporto tra politica e verità, il ruolo giusto di un'esplorazione troppo rifiutata. Qui, credo, è l'ardua impresa di ciascuno, dal momento che non è percettibile la verità degli altri fuori dall'ammissione della propria. E qui è la prova, poiché la verità si può cercarla solo se si ha il coraggio di sopportarla. Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare perché il disegno divino di salvezza raggiunga ogni giorno di più tutti gli uomini, di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via, affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anch'essi attivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa. Marta Reali, 1911-1991. La giusta strada che il movimento di ascesa e di più profonda collaborazione del mondo femminile al progresso della società deve seguire è stata da tempo indicata dalla Chiesa ed è tuttora valida. Ma richiede anche alle donne maggior consapevolezza e uno sviluppo interiore tale da renderle più idonee ad apportare qualcosa di nuovo, di considerevole e costruttivo alla totale realtà umana. Livia Feroldi, 1907-1997. Ha speso la sua esistenza al servizio del prossimo, impegnandosi non solo sul piano istituzionale come assessore del Comune di Brescia, ma anche su quello personale, fino al punto da sacrificare a questa sua luminosa vocazione il proprio patrimonio. Vincenzo Folonari, 1930-1962. Ho scelto Dio per sempre e solo Lui, nessunissima altra cosa. Ho scelto la più alta perfezione da realizzare in ogni attimo presente. Fausto Gei, 1927-1968. Non amo la sofferenza, ma l'accetto volentieri, perché vedo in essa l'attuazione della volontà di Dio. Soffrire è il più intimo incontro con Cristo e la piena partecipazione al suo amore. I malati sono i carpentieri del paradiso. Con le loro sofferenze, essi costruiscono un meraviglioso ponte di collegamento fra Dio e gli uomini.